In primo piano in questa edizione parliamo di vaccini a Pescara, ma un po' in tutta la regione. Si prova a dare impulso alla campagna moltiplicando gli open day, in particolare a Pescara da sabato 8 maggio a martedì 11 gli over 60 di tutta la provincia potranno usufruire di ulteriori 1100 dosi di AstraZeneca. Tutto questo presso il Palafiere che si trova in via Tirino, dove vedo in collegamento la collega Marina Moretti, che saluto e a cui cedo la linea. Buon pomeriggio Marina. A te Paolo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Qui con Diego Martelli, come dici giustamente, siamo proprio al Palafiere, in uno di quei centri modello per le vaccinazioni. Non è l'unico, per fortuna, ma è sicuramente un luogo in cui finora tutto sembra procedere per il meglio. Si fanno tanti vaccini, non c'è rissa, non c'è fila, non c'è ressa, non c'è fila, e comunque ci si sta organizzando. Riprendere il discorso che facevi anche sulla quantità delle vaccinazioni, è vero che c'è questa possibilità di AstraZeneca, come c'è già stata diversi giorni fa. Qualche paese sta facendo anche addirittura l'open night AstraZeneca, qualche località si riprende già da oggi, perché oggi erano a disposizione 300 dosi di AstraZeneca, sempre per over 60, e poi invece nel fine settimana, come hai detto tu, altre dosi, tutto previa prenotazione sul sito del comune di Pescara in questo caso, ma vale anche per Montesilvano. C'è da dire anche che in tutto Abruzzo ieri sono stati effettuati più di 11.000, perché sono state 11.331 le dosi somministrate, il che ha fatto avvicinare, diciamo così, il giorno famoso della immunità di gregge, che era l'11 settembre, adesso è al 2 settembre. Insomma, se si continua con questa media, superando le 11.000-12.000 dosi al giorno, la data della fine di agosto indicata dal generale Figliuolo potrebbe essere rispettata. Generale Figliuolo che proprio domani sarà in Abruzzo, lo ricordo ancora, e farà tappa anche qui naturalmente, infatti ci si sta preparando anche con una novità, uno schermo che è alle mie spalle e che è una sorta di totalizzatore dei vaccini effettuati fin qui. In particolare oggi siamo sempre nella zona di Pescara a 63.605 dosi somministrate, non nella giornata di oggi naturalmente, ma complessivamente, e sono alla prima somministrazione 42.130 persone, sono già al richiamo 21.475, insomma più o meno dati che poi riflettono l'andamento generale e che fanno ben sperare per il completamento di questo ciclo di vaccinazioni. Poi se dovremo ripeterle o meno dopo un anno vedremo come evolverà la cosa. Ma chi organizza anche tutto questo? C'è un Vax Team cosiddetto, noi siamo andati proprio al Dipartimento della Farmacia Comunale, l'Ospedale Civile di Pescara, al Dipartimento dell'ASL, dove abbiamo incontrato il dottor Alberto Costantini, che è il coordinatore, un po' l'ideatore di tutta questa, anche questa campagna AstraZeneca, ma più in generale della campagna vaccinale. Allora Paolo, se sei d'accordo possiamo lasciarci direttamente con l'intervista al dottor Costantini. Bene così, grazie Marina. Allora la regia può mandare in onda questa intervista ad Alberto Costantini. Sono venuta a stanare nel suo luogo di lavoro il dottor Costantini, che è il responsabile di tutti i vaccini che si sono fatti e che si stanno facendo a Pescara. Mi faccio dire intanto a che quota siamo arrivati, ma soprattutto come stanno andando questi AstraZeneca Day, perché ci sono ancora delle perplessità nella popolazione, da un lato su questo vaccino, che invece voi dite è come gli altri, si può fare tranquillamente, e dall'altro però invece ci sono tante persone che vorrebbero farlo ma magari non rientrano ancora nella fascia d'età che ricordiamo è quella degli over 60, su prenotazione. Allora, intanto siamo arrivati, abbiamo superato sicuramente oggi quota 115.000 vaccini nella provincia di Pescara, abbiamo creato diciamo un gruppo di farmacisti e operatori sanitari, infermieri, preparatori che allestiscono i vaccini per tutta la provincia. Siamo in vari punti vaccinali con la nostra produzione di vaccini, quindi siamo in piena attività. Quello che ci importa soprattutto è avere a disposizione un contingente di vaccini da preparare per poter aumentare ancora la produzione giornaliera, quindi questa è un po' la prima situazione. Per quanto riguarda il Vax Day di AstraZeneca, chiamiamolo così,
è stata un po' un'idea quella di favorire anche ulteriori prenotazioni per diciamo rendere disponibili maggiori vaccini AstraZeneca, che sono quelli un po' oggetto di tante preoccupazioni che io in realtà non ho visto, nel senso che vi posso assicurare che non abbiamo grandissime preoccupazioni di eventi avversi, anzi non ce ne sono proprio stati. I vaccini sono, da un punto di vista della letteratura, ma direi anche nella pratica clinica, sono sovrapponibili per efficacia e per sicurezza, e quindi i dati di real life, cioè della vita reale che noi stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi, ci dicono assolutamente che sono vaccini tutti quanti sovrapponibili, e quindi sono armi importantissime da poter utilizzare. Ecco, questo Vax Team, così è stato chiamato, questo gruppo di lavoro che ha portato queste buone percentuali del territorio, in particolare del centro vaccinale di Via Tirino, assurto agli onori delle cronache anche nazionali, tanto che poi domani, insomma, sarà una delle tappe del generale Figliuolo in Abruzzo. Che cos'è? Qual è stato il segreto del vostro successo? L'organizzazione, la capacità delle persone, l'abnegazione, non lo so, la fortuna? Ma forse l'intuizione è l'inizio di creare un gruppo che si dedicasse solo alla produzione, cioè farmacisti dedicati, infermieri dedicati alla preparazione, che quindi usano l'accuratezza e la precisione, quindi sono addestrati, sono formati, costituiscono quindi il vero nucleo che produce queste dosi personalizzate, chiamiamole così, tutte con il giusto volume da somministrare. Ci troviamo siamo stati prima in ospedale all'inizio, quando abbiamo creato il gruppo, e quindi avevamo questa produzione ospedaliera, poi ci siamo spostati anche nelle altre sedi, lei citava giustamente Via Tirino, ma produciamo anche per Montesilvano, che ricordo anche importante centro vaccinale con dei grossi numeri, anche un'ottima organizzazione. E quindi noi abbiamo scelto da subito questa filosofia di unire un po' le forze, concentrarle, dedicarsi alla produzione, e quindi riuscire a fare questi numeri importanti. E questo, man mano che poi sono arrivati i vaccini, abbiamo chiaramente aumentato la nostra produzione. Devo dire che oggi viaggiamo su circa 2500, ma possiamo farne anche di più, aprendo anche ulteriori punti di preparazione. Tra l'altro, proprio oggi pomeriggio inaugurano il centro vaccinale di Scafa, quindi si aggiunge anche quello al territorio, noi andremo proprio all'inaugurazione. E poi c'è da dire anche che, come graduatoria delle vaccinazioni, al momento sono il maggior numero sono Pfizer-BioNTech, poi AstraZeneca, poi Moderna e poi ultimo Johnson & Johnson, che d'altra parte è l'ultimo arrivato. Moderna e Johnson & Johnson sono quelli che inviano meno vaccini e dunque sono anche le meno somministrate come dosi. Sì, è giusto. Moderna l'abbiamo anche molto utilizzata consegnandole ai medici di medicina generale per arrivare capillarmente anche ai pazienti fragili che sono a domicilio, quindi anche Moderna è un altro vaccino assolutamente importante nel panorama delle nostre armi contro il Covid.